Le mani e l'esperienza di un buon chirurgo, supportati dall'alta tecnologia del computer per risultati eccellenti e duraturi nel tempo. È questo il connubio perfetto in sala operatoria quando si interviene per installare protesi all'anca, come è emerso anche nell'ambito del confronto ospitato all'interno del corso La chirurgia computer assistita nella chirurgia protesica dell'anca. Il corso è stato promosso a Salerno dalla Società Italiana dell'Anca e non si è limitato all'ascolto delle puntuali relazioni di esperti provenienti da tutto il territorio nazionale, ma ha anche consentito ai partecipanti di approfondire attraverso il dibattito a più voci alcune delle problematiche più comuni. Presidente onorario del corso il professore Vittorio Monteleone, per il quale occorre non dimenticare che il miglior computer resta il cervello del chirurgo. Sono convinto. Io ho sempre operato in maniera tradizionale. Queste sono delle nuove tecnologie che migliorano quello che è l'applicazione di una protesi totale di anca. Ovviamente si è discusso della grande importanza della chirurgia computer assistita. Io ho sempre pensato che il computer più perfetto che esiste è il cervello. Però sono anche convinto che il cervello può funzionare ancora meglio se si avvale anche dell'aiuto di tutti questi computer che ci servono per ragionare ancora meglio, per applicare ancora meglio una protesi totale di anca. Insomma, che non passi il messaggio che basta un buon computer, serve comunque un buon chirurgo. Certamente, prima un buon chirurgo e poi anche un buon computer. Quando il robot chirurgo entra in azione per le protesi d'anca, che è l'intervento ricostruttivo più comunemente effettuato in chirurgia ortopedica, l'utilizzo di questi sistemi informatici e hardware meccanici crea un campo virtuale di supporto scientifico nel quale operare, un campo che migliora e supporta il lavoro del chirurgo. Il corso della SIDA è stato articolato in due sessioni di lavoro ed una tavola rotonda finale ed ha percorso passo dopo passo tutte le fasi, a partire dalla pianificazione. Dobbiamo insegnare ai giovani chirurghi a pianificare esattamente quello che faranno il giorno dopo in sala operatoria. Devono prevedere le difficoltà, devono contenere gli errori al minimo indispensabile, cosa eccezionale. E questo si fa con un corretto utilizzo delle immagini tridimensionali, quindi che vengono dall'attacco della risonanza, una ricostruzione in plastica dei nostri modelli che il giorno dopo opereremo. Per cui in poche parole riusciamo. Il computer non serve solo durante l'operazione, ma può essere utile e importante anche nella fase di preparazione. Soprattutto nella fase di preparazione, perché è un primo intervento che io faccio in laboratorio e il giorno dopo lo ripeto in sala operatoria, trovando minimi ostacoli alla realizzazione. E qual è la principale difficoltà secondo lei da superare? Purtroppo non è tutto così standardizzato, gli uomini e le donne sono molto diverse, come avete sentito, in molte variabili, il tilt, l'inclinazione, eccetera, eccetera, per cui bisogna conoscere il nostro pezzo da lavorare esattamente nei minimi particolari il giorno prima. Professore, visto che lei si rivolge ai giovani che studiano questa materia, è importante anche che si faccia capire che non basta solo il computer? No, assolutamente. Anche quando il computer non riesce a darci un aiuto, lì l'esperienza del chirurgo è fondamentale e quindi a disposizione un anziano, un maestro di vicino che abbia tanta esperienza sull'argomento. Nella sua relazione invece il professore Giuseppe Solarino, segretario della Società Italiana dell'Anca, si è soffermato sull'inquadramento clinico e sulla necessità di costruire da subito un'intesa chiara e precisa con il paziente, che a volte ha aspettative diverse soltanto perché le ha lette su Google. È importante inquadrare la patologia. La patologia dell'anca può richiedere una protesizzazione per varie ragioni. Quindi noi sappiamo che l'artrosi innanzitutto, anche alcune malattie degenerative o displasiche dell'anca portano ad uno scompenso biomeccanico. Quello per cui però su cui ho voluto focalizzare l'attenzione è l'importanza del rapporto chirurgo-paziente, che talvolta è un po' alterato. A volte il paziente ha delle aspettative troppo alte.
Sì, il paziente si informa, però si informa troppo spesso su internet. Su internet non c'è solo scienza, c'è un po' di tutto. E talora hai di fronte a te dei pazienti o parenti di pazienti che hanno aspettative che forse sono esagerate e che tu non puoi completamente soddisfare. L'ho letto su Google, insomma, è la frase che fa paura a tutti. Assolutamente sì, per cui bisogna essere seri, concessiosi, scrupolosi, rispettarci vicendevolmente, sapere cosa può dare uno all'altro e cosa può ricevere. Non si firma un vero e proprio contratto, però un contratto d'onore, perché le cose vadano bene, io mi sento di firmarlo col mio paziente se si affida alle mie cure. Per cui io credo che l'inquadramento clinico sia medico innanzitutto, quindi la patologia, la patologia dell'anca, il paziente nella sua complessità, che significa anche lo stato mentale, e spiegargli davvero per bene cosa andremo a fare. Ritornando all'interno della sala operatoria, un'accurata tecnica con il supporto del computer consente un ottimale posizionamento delle componenti protesiche. La precisione è la chiave del successo dell'intervento. Precisione importante in questo tipo di chirurgia. È una piccola premessa. Pensi che la chirurgia dell'anca è quella che ogni giorno viene più praticata in tutto il mondo, quindi a dispetto di questa grande varietà di impianti, la precisione è importante. È ritenuto per numero di impianti una chirurgia di routine, ma di routine non è tecnica. Quindi queste nuove tecnologie, la pianificazione digitale e anche l'utilizzo della navigazione computerizzata assistita e anche in futuro della robotica sicuramente contribuiranno a migliorare il nostro modo di impiantare una protesi, e probabilmente pensiamo che se lo facciamo meglio questa protesi durerà di più nel tempo. Ascoltando gli spunti di riflessione e il dibattito che si sta sviluppando anche in sala, secondo lei quali sono le osservazioni più interessanti che stanno emergendo da questo confronto qui a Salerno? Le osservazioni principali secondo me sono che la chirurgia robotica e la chirurgia assistita è importante, ma la mano del chirurgo comunque ha la sua principale importanza. È sempre il chirurgo che decide, può essere aiutato dalla tecnologia, ma l'uomo ancora adesso è insostituibile nella sua competenza. È importante anche perché in sala ci sono medici di comprovata esperienza, ma anche tanti giovani. E quindi bisogna dire ai giovani: attenzione, perché la tecnologia non vi risolve il problema se voi non siete preparati ad affrontarlo. La chirurgia computer assistita mira a migliorare dunque l'accuratezza del chirurgo, permettendo il posizionamento delle componenti nella cosiddetta safe zone, che garantisce un'ottimale funzione articolare, ma a migliorare anche la durata nel tempo, come ha sottolineato nel suo intervento il dottor Zara. Io ho parlato della chirurgia computer assistita nella protesi totale d'anca e abbiamo messo in risalto quello che il computer può aggiungere alle tecniche convenzionali nel posizionamento di una protesi totale d'anca, affinché questa riesca e sopravviva più a lungo possibile. Quindi un'applicazione di quella che è la tecnologia applicata all'ortopedia per far sì che le componenti protesiche funzionino più a lungo e funzionino meglio, quindi una maggiore riuscita dell'intervento con una maggiore sopravvivenza. Quindi anche per il paziente, cioè il miglioramento nell'applicazione del computer a questo tipo di interventi non riguarda soltanto il lavoro del chirurgo, ma anche il risultato che va poi ad aversi sul paziente. Esatto, viaggiano di pari passo, il chirurgo lavora meglio, quindi con un miglior feedback del posizionamento, e il paziente ne giova, in quanto la sua anca lavorerà meglio e lavorerà più a lungo possibile. Ed è soddisfacente il risultato ottenuto al termine del corso organizzato dalla Società Italiana dell'Anca da parte del delegato regionale, il dottor Donato Notar Francesco. L'obiettivo di divulgare la chirurgia computer assistita, una tecnica ancora di nicchia e controversa, mettendo a confronto le varie opinioni e criticità, a Salerno è stato ampiamente raggiunto. Sicuramente abbiamo avuto un bel risultato sulla qualità degli argomenti trattati, sulla qualità dei personaggi intervenuti, e mi fa piacere anche perché tutto questo possa portare una divulgazione della tecnica chirurgica computer assistita, cosa a cui io tengo molto e faccio da diversi anni. Ma secondo lei qual è la principale
difficoltà affinché questa tecnica, la possibilità insomma di farsi aiutare dai computer, trova difficoltà di inserirsi negli interventi e diciamo nelle esperienze dei vari chirurghi? Beh, purtroppo oggi si bada più ai numeri che alla qualità, nel senso che fare 3-4 protesi per seduta è impossibile navigarle, perché comunque c'è un tempo logico superiore. E sinceramente io le protesi cerco di dilazionarle, di spalmarle nel mese con un po' di lista d'attesa, però preferisco fare una protesi computer assistita e non 3 protesi in una seduta, che rischiano magari di alterarsi, di infettarsi e di avere problematiche che magari a me non conta. Tra esperti di diversa provenienza da tutto il territorio italiano ci sono anche rappresentanti di età diversa, abbiamo visto anche tanti giovani in sala, ai quali il messaggio che mi sembra sia stato lanciato è quello: sì, va bene il computer, ma il computer da solo non basta, serve anche un buon chirurgo. Sicuramente, noi siamo sempre critici durante l'impianto della protesi. Il software ti dice di resecare questa dimensione di osso, però tu devi appurare con le tue tecniche manuali, con la tua esperienza. Per questo il software non è qualcosa per i giovani, è qualcosa per gli esperti, e i giovani sicuramente, se si affacciano a questa chirurgia, avranno la possibilità di impiantare protesi con qualità eccellente e con outcome favorevoli. Tra gli altri interventi c'è stata anche la possibilità di soffermarsi su quelli che sono i risultati migliori che si ottengono anche per il paziente. Sicuramente. Noi abbiamo avuto dei follow up dei colleghi che hanno trattato protesi di ginocchio per anni e anni con risultati funzionali eccellenti, e quindi siccome la qualità di questo impianto si valuta a distanza di tempo, non nell'immediatezza, noi siamo sempre in attesa comunque di ricevere altri dati per comunicarlo nei congressi, ai quali invitiamo appunto i giovani chirurghi a partecipare, perché è il futuro sicuramente.